Allora, è un momento importante, presentiamo la nuova Wolf, firmata, griffata Conad di Michele Fattorini, con la quale parteciperà al campionato italiano Sport Prototipi insieme ad altre novità. E insieme a lui c'è Silvio Corinti, l'imprenditore che ha dato fiducia al pilota e che secondo me va elogiato, perché in un momento come questo trovare uomini di sport disponibili a investire sullo sport non è facile. Quindi complimenti, e ci dica, per il secondo anno ha confermato questa idea. Diciamo, abbiamo confermato questa idea perché prima di tutto, ecco, Michele è un amico e poi noi teniamo molto allo sport, all'automobilismo e al calcio. Quindi è una cosa, diciamo, una passione nostra, lo sport in generale. Abbiamo fatto questa cosa, ecco, ho detto, soprattutto per amicizia poi. È una persona qui della zona che vuol fare qualcosa di importante anche a livello nazionale. Complimenti a Silvio Corinti, andiamo a Michele. Lo scorso anno, al termine della stagione, Ivan Bellarosa, che è un po' il deus ex machina del campionato italiano Sport Prototipi, ebbe a dire che era soddisfatto per aver vinto una scommessa, nel senso che era stato lui a credere in Michele, specialista delle salite, che potesse far bene anche in pista. E quindi Michele, sei chiamato a confermare e a ripagare della fiducia Ivan Bellarosa. Ma speriamo, dai, sicuramente la voglia di fare bene c'è tanta. Ovviamente, se, ecco, avrò la possibilità, come ti ho detto privatamente, Roberto, di provare a dimostrare quello che penso di poter dare, e appunto grazie a Silvio Corinti, che per il secondo anno mi sta dando fiducia, e se non era per lui non avrei avuto modo di dimostrare. Quindi, ecco, colgo l'occasione di ringraziarlo davanti a tutti. E niente, sicuramente ci aspetta una stagione importante, perché l'anno scorso è stato un primo approccio, un'esperienza per me nuova. Quest'anno però, ecco, dobbiamo e vogliamo fare il meglio possibile. Insomma, già dalla prossima settimana che abbiamo i test ufficiali, dobbiamo cercare di ripartire da come abbiamo finito, quindi discretamente, e di iniziare a migliorare. Si corre un po' in tutta Italia, su tutti gli autodromi. L'anno scorso eri il rookie, il novizio, quest'anno vai con delle conoscenze, no? Sì, sicuramente qualche pensiero in meno l'avremo, perché come hai detto te, le piste l'anno scorso le abbiamo imparate, quindi la macchina ho imparato un po' a conoscerla, perché per me l'anno scorso macchina e pista era tutto completamente nuovo, e tra pista e salita è come uno sport quasi differente. Quindi quest'anno, ecco, non bisogna nasconderci, bisogna provare a mettercela tutta e a fare il meglio possibile. Tra guidare la Wolfe e l'Osella PA30 ci saranno delle differenze sostanzialmente? Ma guarda, più che la differenza tra le due macchine, che parliamo di due costruttori leader, la difficoltà appunto è la diversa tecnica di guida tra pista e salita. E perché in pista il problema, diciamo, dove devi fare la differenza è in frenata, è nell'usare il freno come va usato, cosa che in salita non fai. È quella la prima difficoltà. Per il resto, ecco, ringrazio Wolf Racing Cars, che mi ha dato una grande mano l'anno scorso per fare questa esperienza nuova. Quest'anno debutteremo anche in salita con Wolf, quindi ecco, colgo l'occasione di ringraziare tutta la famiglia Bellarosa, in particolare Ivan, che prima di essere, diciamo, ecco, il mio coach è soprattutto un amico, e ci tengo a ringraziarlo. Senti Michele, salita con la Wolf, però non può essere la stessa macchina con la quale si corre in pista, perché ricordo che quando Carboni corse col pilota con la Wolf si parlava, no, di limiti per questa vettura nelle gare in salita. No, la macchina per la salita è completamente diversa, l'hanno ultimata questi giorni proprio in Wolf. A breve l'andremo a provare, è una macchina prettamente da salita, perché come ben sai, tra pista e salita, proprio a livello telaistico, ci sono delle cose che sono diverse. Come ti dicevo, la macchina è pronta, dovevamo debuttare a Morana adesso a metà maggio, però è stata annullata, quindi credo che nel mese di giugno la prima gara disponibile, che non è in concomitanza con la pista, la proveremo. Quindi sei anche... questa è un'altra bella novità, credo di aver capito. Sei anche il pilota ufficiale della Wolf per le cronoscolate.
Ma guarda, così lo lascio dire a loro, però sì, insomma, c'è questo, già 2 anni fa c'era stata quasi, siamo stati vicini a fare questo accordo per la salita. Poi ecco, dopo, grazie all'anno scorso, questa esperienza in pista, stiamo iniziando, cercando di iniziare un discorso importante appunto per le salite. Bene, vedete che la fiducia ha varcato i confini dell'Orvietano, c'è fiducia in Michele da parte anche di quelli che se ne intendono. E per chiudere, mi sembra di ricordare che tu abbia deciso di omaggiare la stampa e le emittenti che ti stanno seguendo questa mattina. Assolutamente sì, per me è un piacere, un onore, e li voglio ringraziare che questa mattina sono qua a darci spazio. E spero che, ecco, che loro saranno contenti. Ovviamente la macchina, come già gli ho detto privatamente, è a loro disposizione per il proprio logo, il proprio brand. Per me è solo un piacere, un onore averli con me in questa, con noi in questa avventura. Bene amici, quindi girerete anche voi per tutta l'Italia, speriamo che porti bene anche a voi. Grazie a tutti e in bocca al lupo a Michele.